Siamo qui con Giacomo, Andrea e Nicole, l'equipaggio per la sera del 27 febbraio ha fatto una cosa straordinaria, una cosa che vi viene insegnata durante il corso, ma è difficile che possa succedere. Cosa è successo quella sera? Siamo stati chiamati per intervenire sul soccorso. Il 118 ci ha avvisato che c'era una donna in stato interessante che era in procinto di partorire. Quando siamo arrivati sul posto ci siamo subito resi conto che la situazione, diciamo, era nel limite di tempo massimo. Così abbiamo provveduto a caricare la signora in ambulanza e poi l'abbiamo assistita nel parto. Vi era mai successo una cosa del genere in ambulanza? No, no, neanche a nessuno di noi tre è mai successo una cosa del genere. Cosa avete provato in quell'occasione? Allora, non nascondo che io e i miei colleghi abbiamo provato sicuramente un po' di paura, perché comunque in una situazione che ti trovi al buio, di notte, con 7 gradi di temperatura, con un bambino che esce dalla pancia della mamma e sicuramente a un'alta temperatura, reagire in quell'istante in pochi secondi, perché poi alla fine la cosa è durata veramente poco, un po' di paura ce l'avevamo, però con buon lavoro di squadra siamo riusciti a aiutare la signora a partorire e ovviamente ad avere una bambina che adesso è una bella bambina che stiamo facendo. Bene, oggi Siamo contenti, ecco, di quello che abbiamo è fatto. andato tutto bene, però sul momento la paura era tanta, l'emozione anche, l'emozione Sicuramente. gioca un ruolo determinante. E oggi per la prima volta avete incontrato Ginevra, insomma, per la prima volta dopo il parto con la mamma, i fratellini, è stato molto bello. Sì, Sì, è stato bello, sì, poi molto capita bello. di rado di avere queste soddisfazioni, ecco. Sì, perché di solito noi, ahimè, andiamo a prendere cose che non sono belle, ma tendenzialmente sono brutte, ecco. Ecco, da quanti anni siete in Croce Bianca? Un anno, 14 anni. E io ho 5 Complimenti e buon lavoro. Grazie. Grazie.